Benvenuti in questo nuovissimo video sul mio viaggio a Malta. Finalmente vi mostro cosa ho fatto e quanto ho speso in quest'isola pazzesca, molto vicina all'Italia, quindi potreste considerarla per un prossimo viaggio. Come sapete, il mio 2023 è iniziato col botto, ho fatto veramente tantissimi viaggi. Siamo stati a Madrid, a Lisbona e questo è il mio terzo viaggio a Malta. Siamo stati 3 notti a Malta, ma la prima era letteralmente solo di viaggio, siamo arrivati tardissimo la sera. Perciò abbiamo esplorato l'isola in 3 giorni, 2 giorni e mezzo, e vi faccio vedere appunto che cosa si è riusciti a fare. Spoiler, si riesce a visitare anche in 3 giorni. Ho scelto di prenotare questo viaggio per Malta a fine marzo per 2 motivi, diciamo. Uno, perché costa pochissimo, veramente bassa stagione, l'hotel, vedrete poi quanto l'abbiamo pagato e quanto è figo, vi dico solo che aveva anche la spa. E anche il volo è super economico, e anche il volo è stato super economico, quindi è stato molto molto conveniente come viaggio. E in più ero super curiosa di scoprire questa meta, perché è sempre famosa Malta come l'isola per divertirsi, per andare a fare il viaggio della maturità. E noi infatti andremo a farci questa domanda in questo video: Malta è solamente un'isola per divertirsi o c'è anche altro? Scopriamolo insieme. La nostra avventura inizia, abbiamo preso l'aereo Ryanair da Bergamo, eravamo davvero felici di questo viaggetto, ma abbiamo subito avuto un problema. Qui vi fermo perché voglio raccontarvi una cosa importante appunto che ci è successa con la macchina. Abbiamo avuto subito un problema, noi siamo arrivati appunto la sera tardi, era 1 quando ci avete visto appunto lì in ufficio. E dovevamo ritirare la macchina, sembrava tutto a posto, dovevamo spendere tipo pochissimo, tipo 44 euro per 2 giorni e mezzo, ma c'è stato un problema che ci ha fatto pagare praticamente il doppio, un pochino di più, ovvero noi non avevamo la carta di credito dietro. Infatti vi consiglio, per qualsiasi viaggio che farete da qui in avanti, di controllare sempre le clausole di dove prenotate la macchina, insomma, perché la maggior parte di compagnie di noleggio macchine ultimamente ho notato che richiedono tutte la carta di credito al momento del ritiro della macchina, perché loro vi trattengono una somma di soldi, ve la frizzano nel conto bancario per eventuali danni. Però se tu non hai la carta di credito, e nel nostro caso né io né Filo ce l'avevamo, loro ti fanno per forza fare un'assicurazione che tu devi pagare sulla macchina. Noi abbiamo speso, abbiamo contrattato, l'assicurazione era di 25 euro al giorno, ma noi abbiamo tirato il prezzo a 20 euro al giorno, quindi abbiamo pagato 60 euro in più per la macchina, e fate conto che all'inizio dovevamo spendere tipo 44 euro, quindi pochissimo. Quindi fate caso alle clausole per il noleggio delle macchine. Noi l'abbiamo prenotata su Booking super facilmente. Vi consiglio di prenotare la macchina a Malta, sappiate solamente che la guida è sulla destra, cioè l'autista è sulla destra, non sulla sinistra come qua in Italia, quindi questa cosa all'inizio ci dovrete fare un po' la mano. A parte questo, tutto ok, ritiriamo la macchina, va tutto bene. E finalmente andiamo a dormire e iniziamo il viaggio a Malta. Bene, dopo aver risolto il problema, iniziamo la nostra prima giornata a Malta. Siamo andati subito nella capitale, La Valletta, che è veramente bellissima. L'ho trovata antica, ma con quel connubio un po' moderna. Ci sono chiese, ci sono vari negozi, non tantissimi in realtà. Non ho trovato la città top per lo shopping, ecco. Mi è piaciuta, non mi ha fatto impazzire, la cosa bella è che è tutta circondata dal mare, ci sono delle viste bellissime. Dopodiché abbiamo pranzato in un ristorante, in un hotel bellissimo, direi che è quasi di lusso, ma comunque abbordabile come prezzo, poi vedrete i prezzi. Buono il cibo, niente di eccezionale, meglio in Italia. Poi abbiamo fatto altri giri e siamo tornati in macchina per dirigerci verso Rabat e La Medina, che sono 2 città al centro dell'isola di Malta. Molto belle, antiche, c'è molta storia ed è stato interessante. Ok, abbiamo preso un pastizzo. Due pastizzi. Ecco pastizzo qua. Number one. Uno col cheese e l'altro col chicken. Il pastizzo number two. Tadan. Questa sembra una sfogliatella. Sì, è vero. Ce l'ho una copiata. Buono?
Quindi a stomaco pieno abbiamo proseguito il nostro tour, abbiamo visto delle viste meravigliose e ci siamo diretti a vedere il nostro primo sunset sulla spiaggia. Questa è Riviera Bay, dovete assolutamente andare quando sarete a Malta, perché vi giuro, mi è rimasta nel cuore questa caletta meravigliosa, il sunset è stato bellissimo, il tramonto. Ale, cena time, abbiamo preso panini, affettati, un vino. Tacchini, ce ne sono due. Tra l'altro Malta ha tantissimi supermercati sparsi in città, anche molti famosi e molte catene. Giorno 2 a Malta, siamo subito andate a vedere la Coral Lagoon, veramente meravigliosa, vederla dal vivo è stato incredibile. Abbiamo preso poi una barchetta per Comino, che è l'isola dove si trova la famosissima Blue Lagoon. Raga, ma che mare c'è? Possiamo parlarne, sembrava veramente una piscina. Purtroppo non c'era la temperatura giusta per fare il bagno, infatti nessuno l'ha fatto, tra l'altro quella giornata era bello ventilato. E raga, però, cioè, vi giuro, io vorrei troppo tornarci alla Blue Lagoon per fare il bagno, godermi tutta la meraviglia di questo posto. Vabbè, ci torneremo. Abbiamo pranzato qua, il chiosco era anche abbastanza economico, un panino 6 euro, ci sta. E siamo tornati nell'isola di Malta. Poi abbiamo fatto una tappa da Starbucks e siamo andati a cena fuori. Abbiamo mangiato i pastizzi, varie paste sfoglie, molto buone, devo dire. Effettivamente vi dico che Malta è veramente una città fighissima per il divertimento, se cercate proprio la movida, i bar, i locali, cose che costano poco, comunque molto, è molto giovanile, molto adolescenziale come meta per questa cosa. Ci sono tantissimi locali, tutti raggruppati in una viona lunga, e vi metto magari qua la mappa così proprio vedete sulla mappa di Google Maps dove si trova nella zona di San Giuliano, San Julian. Veramente voi andate in quella via e potreste entrare in un locale dopo l'altro, sono tutte simili discoteche praticamente, con entrata gratuita. Se andate fuori stagione come noi sicuramente vi regaleranno anche i drink per farvi entrare, praticamente ci sono i butta dentro davanti agli ingressi che arrivano lì, ti danno il drink e ti dicono vieni free drink e tu puoi entrare con questo e prenderti appunto un free drink. E infatti vi dico che noi quella sera, dove abbiamo fatto serata a Malta, abbiamo speso solo 6 euro in un bar prima di arrivare in quella via famosa dei locali. Per dirvi. I locali mi sono piaciuti molto, c'era gente nonostante la bassa stagione, però abbiamo chiesto in giro a tutte le persone e tutti ci hanno detto che in estate è packed, ovvero è super pieno, non si riesce neanche a passare per la via, quindi io ve lo dico, preparatevi a un'estate molto piena a Malta di gente che si vuole divertire, magari si vuole pure ubriacare, insomma sapete queste cose, no? Noi ci siamo divertiti, siamo stati benissimo e serata a Malta, promossa, divertente. E questa raga era la nostra camera da letto del nostro hotel, ma che spettacolo, cioè noi non ci aspettavamo assolutamente una vista del genere, bellissima, sulla città appunto dove si trovava l'hotel, e aveva anche un rooftop panoramico, varie piscine, veramente super soddisfatti. Allora, fermi tutti, dobbiamo parlare un attimo del nostro hotel, perché da quando ve l'ho fatto vedere su Instagram, se non mi seguite, questo è il mio Instagram, venite perché vi aggiorno sempre su tutto in real time, faccio vedere la mia vita di tutti i giorni e vi do tanti consigli utili soprattutto. Raga, l'hotel, vi dico assolutamente come si chiama perché ci siamo trovati da Dio, la posizione è super bella, tra l'altro ha tipo 3-4 piscine l'hotel e ha persino la spa inclusa nel prezzo che andrete a pagare. L'unica cosa che non ha inclusa nel prezzo è la colazione, che costava tipo 9 euro al giorno e noi l'abbiamo fatta fuori sempre perché 9 euro è un po' tantino. E l'hotel si chiama Maritime Antoine, allora ve lo scrivo qua perché ancora il nome non me lo sono fissato in testa. La posizione è qui nella parte nord dell'isola, ma se girate in macchina o comunque se pensate di girare in bus, anche col bus, allora in macchina si arriva facilmente dappertutto, ci siamo trovati da Dio.
Col bus c'è la fermata sotto l'hotel e ad esempio dall'hotel alla Valletta, quindi la capitale di Malta, ci metterete circa 40 minuti. L'unica cosa è che la sera non ci sono i bus a tarda notte, ma vi consiglio tantissimo di prendere Uber o Bolt, perché lì sono abbastanza economici, insomma, se siete in quattro dividete la spesa, magari per arrivare alla Valletta costerà 20 euro, 5 euro, ci sta. L'hotel è veramente super figo, ci siamo trovati benissimo, la camera era larga, avevamo un letto gigante, vi giuro, era tipo extra king size, adesso non me ne intendo di letti, però era enorme, enorme, non ho mai dormito in un letto così grosso. Spa super carina, c'era la piscina riscaldata, l'idromassaggino, poi appunto noi eravamo qua a fine marzo, quindi non siamo stati nelle piscine esterne, ma c'è anche in alto un terrazzo bellissimo, con una vista bellissima, e anche lì c'è la piscina con i lettini per prendere il sole. Quindi veramente perfetto, l'hotel bellissimo. Noi abbiamo speso pochissimo, perché abbiamo speso in totale, ve lo scrivo qua perché I don't remember, veramente voto 8,5 su 10. Ultimo giorno a Malta, siamo andati a vedere le scogliere di Dingli, che è un posto veramente pazzesco, veramente meditativo, dovete segnarvelo per il vostro viaggio a Malta, andatelo a vedere. Siamo andati poi a Marsa Scirocco, che è la città dei pescatori, è davvero carina, ci siamo fermati a mangiare il pesce lì. E siamo andati a St. Peter's Pool, veramente un luogo incredibile, bellissimo. Segnatevi anche questo, andatelo a vedere. E poi abbiamo preso il volo nel tardo pomeriggio per tornare a Milano. Conclusioni finali su Malta. Davvero, per me è stata una scoperta. Avevo le aspettative molto basse su questo viaggio. Avevo paura che fosse solo un'isola per il divertimento, non avesse dei posti wild, posti nascosti. Cioè non avesse quelle zone davvero belle, naturali, che io cerco di solito in questi tipi di viaggi. E invece sono rimasta davvero colpita. E infatti, se ne avessi la possibilità, ci tornerei super volentieri ad aprile, a maggio, non nell'alta stagione. Ecco, è una cosa che io eviterei proprio per il mio stile di vita. Cioè io non vado a cercare il casino, il divertimento, non vado a cercare solo quello, ma vado a cercare proprio le spiagge belle, il clima bello, vado a cercare anche il fatto di svernare, perché qua a Milano ad esempio faceva freddo a marzo, io sono andata lì ed era più caldo, si stava benissimo, andavamo in giro senza giubbotto, è una cosa che io adoro. E quindi ragazzi, davvero, se state pensando di fare un viaggio a Malta, io ve lo straconsiglio. Fatelo, e per mio giudizio personale, se fossi in voi, eviterei i mesi di luglio e agosto. Giugno tanto, giugno ci potreste anche andare, però veramente maggio e settembre secondo me sono i mesi migliori per un viaggio del genere, almeno per i miei gusti. Quindi per il nostro viaggio a Malta in totale, totalone, abbiamo speso... ecco qua questa cifra, non lo dico in questo momento perché devo ancora fare i calcoli, ma trovate il totale qui. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un mi piace per sostenermi, per avervi dato tutti questi consigli. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se siete mai state a Malta, se vorreste andarci. Noi ci vediamo nel prossimo video.